Buongiorno ragazzi, riprendiamo a parlare di arte romana. Ecco, noi parleremo dei materiali, dei ponti, delle strade e degli acquedotti. Quindi noi sappiamo che i primi secoli di vita per i romani furono tutti incentrati sugli obiettivi, sulle imprese militari e abbiamo detto che poi all'inizio non si interessarono all'arte, ma appunto alle infrastrutture, quindi a tutti quei, diciamo, tutte quelle strutture che consentivano ovviamente di percorrere rapidamente le strade e quindi per i loro obiettivi, le guerre, le spedizioni, eccetera. Poi, come sappiamo, si ebbe la svolta quando i Romani estesero il loro dominio, il loro potere oltre la penisola italiana, quindi conquistarono la Grecia, la Magna Grecia, e quindi vennero a contatto con la cultura greca. E quel bottino di guerra, quelle sculture greche, risvegliarono nei Romani il gusto per l'arte. Poi, con l'età imperiale, l'arte diventa uno strumento di propaganda per celebrare, noi sappiamo, la grandezza di Roma e degli imperatori. Come abbiamo già detto in architettura, i romani ereditarono l'uso dell'arco e ovviamente l'uso dell'arco a tutto sesto e della volta a botte, ma in realtà introdussero delle novità importanti per quanto riguarda i materiali, perché introdussero la malta. La malta, questo legante che serviva poi a far presa con i vari materiali, legandoli tra loro. Quindi in realtà i romani crearono la malta unendo alla calce, l'acqua, la sabbia e ottenendo così la malta aerea, che era in grado in realtà a questo materiale di solidificarsi a contatto con l'aria. Se noi pensiamo alle città precedenti, quando abbiamo parlato delle strutture a secco, delle mura ciclopiche o anche dei nuraghi oppure degli archi etruschi, i conci di pietra non, diciamo, erano posti in opera a secco, quindi non era utilizzata la malta e quindi in realtà i romani poi arrivarono all'utilizzo della sabbia pozzolana e questa fu una ulteriore scoperta che poi permise di, siccome diciamo, la sabbia pozzolana poteva solidificarsi anche in presenza di acqua, voi capite bene che la malta idraulica rappresentò quel materiale fondamentale per i ponti e quindi per quelle strutture che avevano le fondamenta sotto l'acqua. E quindi i romani poi introdussero tra i materiali più importanti l'opus cementitium, l'opus cementizio, cioè voi sapete che opus nel linguaggio architettonico significa opera, quindi l'opera cementizia che vuol dire? È in realtà questo conglomerato cementizio, questa sorta di calcestruzzo ottenuto appunto, come abbiamo detto, dalla malta, cioè da questo legante, quindi sabbia, calce e acqua, unito appunto alla ghiaia. Questo conglomerato poi veniva posto all'interno delle murature. Quindi si innalzavano i due muretti, nell'intercapedine si gettava questo conglomerato che poi si solidificava diventando un unico blocco. E i romani utilizzavano il calcestruzzo sia per le cupole quindi e per quelle strutture autoportanti. Adesso parleremo delle strade, però qui ci interrompiamo perché è giusto guardare delle immagini. Quindi adesso chiudo. Come si procedeva? Una sorta di scavo. Uno scavo nel terreno abbastanza profondo e poi si procedeva per strati, per cui in basso sul fondo si ponevano dei grandi ciottoli, misti anche a del terriccio, della sabbia, e poi man mano che si saliva si disponeva uno strato di ciottoli sempre più sottili, diciamo, fino poi a una sorta di sabbia e ciottoli. Lo strato finale dove poi si incastravano a pressione proprio queste lastre della pavimentazione. Voi immaginate quindi questa strada che veniva, questo manto stradale che ovviamente doveva avere una forma convessa per consentire il defluire dell'acqua. Quindi in realtà c'erano due fossati che servivano laterali, che servivano appunto per convogliare l'acqua piovana. La via Appia è una delle strade più antiche che addirittura fu iniziata in età monarchica 312 a.C. dal console Appio Claudio e lo scopo era quello di rendere più rapido quel movimento delle truppe verso l'Italia meridionale, perché voi sapete che con l'espansione dell'impero le strade divennero sempre più importanti dal punto di vista strategico-militare, perché permettevano all'esercito di attraversare rapidamente delle distanze sempre più grandi e le strade che poi presero il nome appunto da preso il nome di strade consolari proprio perché appunto furono costruite per volere dei consoli. In particolare la Via Appia collegava Roma a Brindisi. Ecco, Ponte Sublicio è stato realizzato
dall'architetto Marcello Piacentini nel 1918. Voi pensate che è stato il primo ponte di legno, il primo ponte di Roma, scusate, realizzato in legno ai tempi di Tullio Stilio, poi terminato da Anco Marzio. Il legno, i primi ponti in realtà erano realizzati in legno perché erano facilmente smontabili in caso di invasione. Ecco il ponte Sublicio, ponte Aventino che poi collega Piazza Emporio a Porta Portese. Poi fu ricostruito sotto gli imperatori Traiano e Marco Aurelio con i piloni in muratura. Poi ci fu in realtà Papa Sisto IV che nel 1484 sembra che abbia voluto demolire non solo il ponte Sublicio ma anche tanti monumenti romani e quindi poi lo fece ricostruire, ma sembra che i piloni edificati da Sisto IV in realtà non resistettero nel tempo, quindi non erano alla pari con le capacità ingegneristiche dei romani. Ponte Emilio, questa è veramente una storia incredibile, appunto di un ponte che è rimasto per secoli sotto le acque del Tevere, perché voi sapete che è stato costruito in prossimità appunto dell'isola Tiberina, quindi di un'ansa dove l'acqua, ovviamente la furia dell'acqua è sicuramente maggiore, la velocità di corrente è maggiore, quindi gli effetti devastanti delle piene, delle alluvioni poi appunto portarono alla distruzione delle arcate, ponte che poi venne ricostruito sotto l'imperatore Augusto. E, ecco, andiamo a vedere adesso come i romani costruivano gli acquedotti. E noi sappiamo che e come costruirono i ponti prima, perché i romani sfruttarono il sistema dell'arco e della volta, l'abbiamo detto. Ecco, però i ponti in muratura consentivano ovviamente questo attraversamento veloce. Di distanze sempre maggiori, appunto per le imprese militari dei romani e quindi senza affrontare deviazioni. E ovviamente come si costruivano? Bisognava iniziare per quanto riguarda diciamo le fondamenta, bisognava dragare il fiume, superare lo strato fangoso e poi raggiungere lo strato roccioso. E quindi poi si costruivano i piloni in muratura. E con la tecnica dell'opus cementitium. E ovviamente poi come si può notare ci sono delle aperture nella struttura, cioè c'è una cosiddetta finestra di scarico perché in caso di piena l'acqua poteva appunto defluire e quindi si alleggeriva la pressione dell'acqua. Ecco, e sopra ovviamente al ponte, alla struttura costituita appunto da una serie di archi continui, c'era la carreggiata che doveva essere percorribile sia dalle persone ovviamente che dai carri, soprattutto i carri dell'esercito. Gli acquedotti avevano lo scopo di portare l'acqua dalla fonte, ovviamente alla città, la fonte poteva essere anche distante diversi chilometri, quindi in realtà normalmente la fonte si trova in quota e il tragitto non era sempre facile, nel senso che bisognava permettere un deflusso dell'acqua costante e continuo, però c'erano delle difficoltà di percorso che bisognava superare allora. Se con diciamo, o scavando delle gallerie, se ci si trovava appunto delle montagne, ovviamente, dei rilievi, oppure se ci si trovava un avvallamento, bisognava appunto per mantenere sempre costante, abbiamo detto, il deflusso dell'acqua, si costruiva una sorta di ponte, quindi sempre una serie di arcate che consentivano appunto di alleggerire la struttura, sopra le quali poi ovviamente veniva collocato il condotto chiuso. Qui vediamo sempre l'acquedotto, però questa volta costituito un doppio ordine di arcate, quello più antico è l'acquedotto Claudio, che appunto fu iniziato addirittura in età imperiale dall'imperatore Claudio 52 d.C. Ecco, questo è importante, noi oggi a Roma possiamo intravederlo nella campagna romana a tratti, quindi questi alti pilastroni, diciamo, che appunto sorreggono le arcate, questa struttura che doveva percorrere addirittura 70 km. Circa il 25% attraverso appunto questa struttura d'arcate che qui possiamo vedere ancora in questa immagine. Per oggi è tutto, continueremo ancora a approfondire, grazie.